Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Benedetta e in questo video vi faccio vedere come ho realizzato questa torta furba Red Velvet. Ho ricevuto tantissime richieste per una torta Red Velvet e allora ho pensato di farla nella mia versione, cioè furba, quindi con un metodo molto semplificato, alla portata di tutti e che permette di preparare questa torta in meno di mezz'ora. Ma passiamo subito agli ingredienti e alla preparazione. Per prima cosa prepariamo il pan di Spagna. La Red Velvet originale prevede l'uso del latticello, che in Italia è difficile da trovare. Allora l'ho preparato io utilizzando dello yogurt bianco, del latte e del succo di limone. Per ottenere il pan di Spagna rosso ho utilizzato del colorante in gel. Io ne ho messo circa un cucchiaio, però non tutti i coloranti in commercio colorano allo stesso modo, quindi vi dovete regolare in base a quello che avete e all'intensità che volete ottenere. Per la lievitazione, come nella ricetta originale, ho utilizzato la combinazione di aceto e bicarbonato. Non vi preoccupate per l'utilizzo dell'aceto, serve solo a far crescere la torta e a fine cottura il sapore sarà completamente sparito. Quindi ho versato il composto in una teglia quadrata a 35-35 e l'ho cotta in forno statico alla temperatura di 180 gradi per 15-20 minuti. Se avete il forno ventilato, fate cuocere a 170 gradi per lo stesso tempo. Mentre il pan di Spagna sta cuocendo, prepariamo la crema al formaggio. Io l'ho voluta rendere dal gusto un po' italiano, quindi ho messo meno formaggio e più panna montata. E per renderlo ancora più saporito ho aggiunto dell'estratto di vaniglia. Una volta cotto il pan di Spagna, lo sforniamo e lo lasciamo raffreddare. Poi lo tagliate in quattro parti uguali per dare questa forma quadrata, però se volete potete anche dare altre forme. A
questo punto la parte più divertente, assembliamo la nostra torta. In questo caso non serve bagna perché la base red velvet è già umida e soffice. La decorazione ho utilizzato il ripieno avanzato e dei nastrini rossi per dare questo aspetto romantico. Per renderla più particolare ho fatto delle righe utilizzando un pettine per dolci, ma potete tranquillamente utilizzare una forchetta. La Red Velvet è una torta perfetta per San Valentino e allora io ho voluto aggiungere anche dei cuoricini in pasta di zucchero rossi, però anche qui, come dico sempre, spazio alla fantasia. Spero che questo video vi sia piaciuto e possa esservi utile. So già che la personalizzerete e la farete in mille versioni, quindi aspetto le vostre foto. Mandatemele pure su Instagram e su Facebook. E come dico sempre, se il video vi è piaciuto mettete tanti bei like, condividete e mi raccomando iscrivetevi al canale. A presto!